Beh, intanto diciamo ci sono tutti i presupposti per l'aggregazione mafiosa, perché io penso che ormai il fine di fare profitto a qualsiasi costo abbia superato qualsiasi rito tradizionale di iniziazione della mafia, la famosa punciuta e tutte queste cose qui. E io penso che l'area grigia, quell'area grigia di cui abbiamo sempre parlato, quel collegamento tra mondo legale e mondo illegale, oggi si sia reso autonomo, sposando interamente il metodo mafioso e quindi creando una organizzazione che usa il metodo. E del resto gli interessi di tutti vengono a essere la base dell'organizzazione. A proposito degli interessi di tutti, secondo lei è ragionevolmente possibile che le segreterie dei partiti non sapessero? Beh, questo certamente, perché i collaboratori poi sono quelli che fanno il lavoro operativo. Ma il problema è che non bisogna meravigliarsi, perché l'esperienza che ho avuto io con la mafia siciliana, per esempio, coinvolgeva tutti gli interessi per garantire omertà, per garantire fedeltà e complicità. E c'era la famosa frase di Salvo Lima, che io dico in dialetto, ma non si cala la pasta se non ci sono tutte le cucchiaie dentro, nel senso che il coinvolgimento di più persone possibili crea degli interessi così collegati per cui nessuno denuncia gli altri, e questo è il metodo mafioso. Cosa dirà oggi agli studenti? Beh, dirò questo e dirò anche che i giornalisti e la stampa devono avere il massimo di libertà e non devono essere intimiditi da pressioni che vengono dagli ambienti che loro denunciano.